Siamo a Maderno con la mamma di Maria che si chiama con Sara. Allora, ti ho sentito prima dire che stavi cercando di spingere un pochino di più la tua bambina a venire a fare il corso di Rojutsu. Tra questa disciplina e un'altra disciplina hai pensato di più a Rojutsu. Cos'è quella cosa che ti ha particolarmente colpito della nostra disciplina? Allora, mi è piaciuto il fatto che innanzitutto l'ordine, la disciplina, il fatto che comunque insomma, si cerca di impostare un certo atteggiamento di rispetto nei bambini verso l'insegnante, nei bambini verso gli altri bambini. Poi mi è piaciuto il fatto che si cerca di stimolarli a collaborare, quindi non a guardare a quello lì è più bravo, quello lì è meno bravo, io sono più forte di te, sono più bravo di te, ma piuttosto se tu non riesci ti aiuto, facciamo insieme. Non c'è questa voglia di mettersi in mostra che ho riscontrato appunto in altre discipline dove bisogna sempre che la figlia sia la più bella, che sia quella che fa più cose, che sia quella su cui si puntano gli occhi, ma invece dare spazio a tutti. E, insomma, e poi mi è piaciuto anche il fatto che si lasci spazio alla conoscenza di sé, quindi la parte finale di rilassamento, di ascoltarsi, di percepire le parti del corpo, che avevo un pochino sperimentato anch'io quando sono venuta a fare il corso di autodifesa prevalle con Col Autorino. maestro Torino, sì, Torino, precisamente. l'ho rivista per quel poco che mi sono fermata perché di solito esco, ma nel passare ho rivisto che veniva fatta fare anche ai bambini, secondo me è una cosa molto positiva che prendano coscienza di sé, di tutto quello, dell'universo che c'è dentro, che non è solo lo stimolo Benissimo. esterno. Ascolta, ti faccio un'ultima domanda e dopo cominciamo a giocare noi tre. E tu hai visto il lavoro che è stato portato qua da me come istruttore. C'è un qualcosa che ti ha particolarmente colpito a livello di insegnamento da parte mia? Mi ha colpito, scusa Isabella, vai a fare la pipì. Mi ha colpito che ho sentito l'ultima volta, perché di solito appunto non mi fermo tutto il tempo, però quando hai detto che i bambini sanno già fare le cose, che il tuo compito è quello di aiutarli a ricordare, a tirare fuori, quindi questo atteggiamento appunto di far emergere qualcosa che loro hanno già e di farli sentire a loro agio, questo insomma. Ok, io Sara ti ringrazio, questo video qua resterà Tra noi. tra noi, noi internet e Facebook, no, sto scherzando, non lo mettiamo su, Te lo riguardi, te lo me lo riascolti. riguardo e me lo riascolto. Ti ringrazio. Niente.